William Spadura Diaz, Bergamo batte Porto Viro 3-0. Che bel modo di festeggiare il tuo compleanno, auguri. Grazie, sì, sono molto contento della nostra prestazione, ovviamente anche della prestazione personale, perché ci alleniamo per quello, giochiamo per questo. Poi la cosa più importante, lo sappiamo tutti, è la domenica, lunedì. Oggi è lunedì, però la cosa più importante è la gara. Sono molto felice che sia arrivata questa vittoria, questa quarta vittoria di fila, questi 3 punti di fila nel giorno del mio 36esimo compleanno. E niente, meglio di così non potevamo stare. Siamo molto molto contenti veramente. Primo set in cui siamo partiti un po' così così, poi abbiamo fatto la differenza come sempre ci è capitato in queste 4 partite. Poi gli altri 2 set li abbiamo condotti ancora una volta in sicurezza, esattamente come le altre 3 partite. Sì, sì, quest'anno abbiamo una squadra molto forte in battuta, quindi non lo so il resto delle squadre del campionato, però io comincerei a preoccuparmi, perché siamo una squadra che sappiamo giocare bene la pallavolo. In più, quando ci arriva la battuta diventa molto difficile per gli avversari e si vedono con questi strappi nei set. Quindi ci alleniamo bene, ci alleniamo con tanta intensità, ci alleniamo forte e siamo una squadra che sa giocare pallavolo. Non ci hanno detto, non ci hanno prefissato nessun obiettivo, però penso che ognuno di noi dentro c'ha qualcosa a cui punta, quindi vediamo cosa succederà, ma io so che faremo qualcosa di bello quest'anno. 3 partite in 8 giorni, punteggio pieno, adesso abbiamo una lunga trasferta a Castellana Grotte. Sì, sì, abbiamo una lunga trasferta a Castellana Grotte, prendiamola musicalmente, noi la prenderemo con tantissima allegria, ci alleneremo bene, poi andremo là tranquillissimi, tranquillissimi e ce la giocheremo, quindi una bella squadra Castellana Grotte, l'affronteremo con tantissima serietà, la prepareremo al meglio possibile e niente, giocheremo la nostra pallavolo. In questo campionato dobbiamo giocare in casa e fuori casa, però si è dimostrato che anche fuori casa siamo molto bravi, quindi ora andremo là con le idee chiare e niente, pedalare.